Questi sono i tre assi cartesiani in cui compaiono le sensazioni che voi vedrete nella vostra simulazione mentale: andare avanti, andare indietro, passato, futuro, così come voi le vedrete. Non è detto che siano uguali a quelle di questo test. Freddo e caldo. Mettete queste sensazioni dove vi sentite di metterle. Osservate poi la rotazione, se presente, dei tre assi, che può essere in senso orario, come in questo caso nell'asse dello spazio, ancora orario guardando verso il passato, per quanto riguarda l'asse del tempo, e orario per quanto riguarda l'asse dell'energia, guardando il caldo. Metteremo i colori corrispondenti al andare avanti, che è rosso, andare indietro, che in questa simulazione è ciano, ma nella vostra potrebbero essere colori differenti, messi in posizioni differenti. Il passato in questo caso è blu, il futuro in questo caso è giallo, e il freddo è verde, e al caldo corrisponde il colore magenta. Caldo-freddo è l'asse 3-6, andare avanti, andare indietro è l'asse 1-4, che è l'asse dello spazio, mentre l'asse 2-5 è l'asse corrispondente al tempo. Le posizioni per quanto riguarda la tabella da riempire sono le seguenti: andare avanti corrisponde a 1, l'andare indietro corrisponde al 4, e le altre posizioni sono quindi, come vedete, nella simulazione. Si riempirà poi una tabellina per facilitare la comprensione di chi deve poi dare una risposta al test, una tabellina con delle colonne dove c'è la posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e di colori come voi nella vostra simulazione mentale avete messo. Alle diverse posizioni da 1 a 6 le sensazioni che porrete secondo il vostro modo di vedere nella simulazione mentale, poi le rotazioni 1, 4, 2, 5, 3, 6 sono i tre assi, oraria o antioraria A, e poi sceglierete quali triplette dei colori vi piacciono di più, cioè se vi piace di più il verde, il grigio e il magenta, il bianco, il blu ed il giallo, oppure il nero, il rosso e il ciano, con i colori 1 mi piace di più, 3 mi piace di meno. Le altre colonne da riempire sono colonne che riguardano dati personali. Davanti allo specchio, ecco che noi abbiamo il nostro video, ma dietro lo specchio c'è un'altra realtà, che è la realtà dell'antimateria. Nell'universo dell'antimateria esiste un altro Evideon, che è sostanzialmente l'immagine speculare del nostro Evideon, dell'Evideon che noi nel nostro cervello abbiamo all'interno di un universo di materia. Si può notare come l'immagine speculare, per esempio, di andare avanti nell'universo dell'antimateria, che è verso lo specchio, è nell'universo di materia sempre verso lo specchio, ma è l'immagine speculare dell'Evideon dell'antimateria. Questo semplicemente vuol dire che se ci trovassimo nell'universo di destra o nell'universo di sinistra, noi crederemo sempre, quando andiamo avanti, di andare avanti. Ma se noi spostiamo l'Evideon dell'universo di antimateria sulla sinistra, vediamo che l'andare avanti corrisponde all'andare indietro. Ciò vuol dire che, siccome l'Evideon è un'espressione di come è fatto l'universo, che essendo un frattale è anche un'espressione di come è fatto il mattone più piccolo dell'universo, cioè il fotone, ecco che mentre da noi i fotoni vanno avanti nel tempo, se un antifotone venisse nel nostro universo ci apparirebbe andare indietro nello spazio
nel tempo e nell'energia. In questa simulazione si vede bene come l'asse dello spazio dell'universo antimateriale è opposto all'asse dello spazio dell'universo di materia. Ma se noi guardiamo bene, ponendo come al solito il nostro Evidion, che è la nostra simulazione mentale, davanti allo specchio, vediamo che dall'altra parte, semplicemente facendo una rotazione di 180 gradi sul anti-Evidion, quindi l'andare avanti rimane così com'è, ma il futuro è passato dove prima era il passato, ed il passato è finito dove prima c'era il futuro. Così il freddo ha preso il posto del caldo. Vedete i colori come sono messi in evidenza? Sono opposti quelli di destra a quelli di sinistra. Questo mostra come l'immagine speculare del antifotone in realtà è speculare sia per quanto riguarda lo spazio, sia il tempo, sia l'energia. Sostanzialmente la simmetria CPT, carica, parità e tempo, della fisica quantistica viene così rispettata.